Ciao a tutti, sono Roberto di Savanna Explorers e in questo video vi presento il Safari Kiboko. La parola Kiboko significa ippopotamo nella lingua Swahili. Questo safari è un safari di 7 giorni e 6 notti alla scoperta dei parchi del nord della Tanzania, vale a dire il parco del Tarangire, il parco del Lago Manyara, il Serengeti, dove passeremo 2 notti, e il cratere del Gorongoro. Durante il safari sarete accompagnati da una guida professionale parlante lingua italiana e viaggerete a bordo in una Jeep 4x4 attrezzata per il safari, con tetto apribile, con radiocall e tutto quello che serve per viaggiare in sicurezza. A bordo avrete a disposizione l'acqua minerale e in arrivo vi omaggeremo di una borraccia in alluminio per limitare il consumo della plastica. La guida safari vi aspetta all'uscita dell'aeroporto, vi accompagnerà per tutto il safari e vi riaccompagnerà all'aeroporto alla fine del safari. Da qui volerete a Zanzibar oppure ritornerete a casa. Vediamo adesso l'itinerario di questo safari nel dettaglio e gli alloggi. Premetto che gli alloggi sono tutti di ottimo livello, con bagno in camera, corrente elettrica e tutti comfort. I lodge sono tutti dotati di piscina. Il programma inizia con l'arrivo all'aeroporto del Kilimangiaro, dove la nostra guida vi aspetterà per il transfer ad Arusha. Se avrete voglia ed energie, potremo visitare Arusha ed il mercato locale. Il pernottamento è a lodge. Il giorno successivo, dopo colazione, con un transfer di circa 2 ore, arriveremo al parco del Tarangire. Qui faremo il primo fotosafari per tutta la giornata con pranzo picnic. Alla fine del fotosafari andremo a dormire al lodge tendato nella conservation area al confine del parco. La mattina successiva, il giorno 3, prima di colazione faremo una camminata naturalistica accompagnati da una guida locale nella conservation area del parco del Tarangire. Dopo colazione proseguiamo per il parco del Lago Maniara per il fotosafari. Anche oggi il pranzo è previsto picnic all'interno del parco. Finito il fotosafari, proseguiremo per Karatu dove pernotteremo alloggi. Il giorno 4 lasceremo il lodge di Karatu e proseguiremo per il Serengeti. Il transfer è di circa 3 ore e attraverseremo gli altopiani del Gorongoro. Arrivati al Serengeti, a Nabi Gate, inizieremo il vero e proprio fotosafari. Anche oggi il pranzo sarà picnic. Il pernottamento sarà al campo tendato all'interno del parco, a stretto contatto con la natura, ma in assoluta sicurezza e con tutti i comfort. La mattina successiva, il giorno 5, inizieremo il fotosafari ed avremo un'intera giornata dedicata al fotosafari al Serengeti. Oggi potrete decidere se tornare al campo per il pranzo oppure fare ancora il pranzo picnic. Il pernottamento sarà ancora presso il campo tendato. Il giorno 6 lasceremo il Serengeti con un fotosafari in uscita. Andremo al cratere del Gorongoro per il fotosafari con il pranzo picnic all'interno del cratere. Nel pomeriggio il transfer a Karatu per il pernottamento alloggi. Il giorno 7 è l'ultimo giorno. La mattina dopo colazione visiteremo l'Irak Boma, la tribù della zona di Karatu, e poi proseguiremo per l'aeroporto di Arusha o del Kilimangiaro per volare a Zanzibar o per ritornare a casa. Questo programma è un punto di partenza, possiamo personalizzarlo cambiando gli alloggi, l'itinerario o aggiungendo altre attività o giornate. Contattateci, vi aspettiamo per un bellissimo safari in Tanzania. Ciao!